fine del mondo è il quinto film del regista Edgar Wright, regista della cosiddetta trilogia del cornetto, l'Alba dei morti dementi, Hot Fuzz, è regista anche del Sottovisto, è bellissimo, Scott Pilgrim vs. The World. Brevemente la trama racconta di due amici, i due attori feticcio del regista, Nick Frost e Simon Pegg, che si ritrovano dopo tanti anni per concludere ciò che avevano iniziato da giovani, cioè compiere il miglio dorato, bere 12 pinte in 12 pub diversi e riuscire ad arrivare fino al dodicesimo, che si chiama appunto La fine del mondo, The World's End. Nel frattempo però si troveranno ad affrontare un'invasione aliena. Come negli altri due film, il regista affronta, omaggia un genere diverso. In L'alba dei morti dementi, il genere horror e i zombie, in Hot Fuzz, il poliziesco. Qui invece affronta la fantascienza. Ma l'aspetto più interessante, più bello del film è che non è una semplice parodia del genere, come se fosse uno scary movie, ma riproduce il genere fedelmente, con rispetto, e soprattutto è una fantascienza che ha una valenza anche sociale e politica, come ci piacerebbe che fosse sempre. Se vogliamo fare un paragone un po' difficile ma azzeccato, anche Frankenstein Junior di Mel Brooks non era una semplice parodia del mito di Frankenstein, ma lo omaggiava, era una rilettura nuova, geniale. Qui succede la stessa cosa con le dovute differenze. Ci sono le immancabili citazioni di film cult del passato come La guerra dei mondi, L'invasione degli ultracorpi, che però non sono delle citazioni messe lì a caso, ma vanno ad arricchire una base già solida. Il cuore del film però non è questo, ma come negli altri due episodi della trilogia, è raccontare dei rapporti umani, in particolare l'amicizia. L'alba dei morti dementi terminava con un'immagine fantastica dei due protagonisti che descriveva perfettamente l'amicizia virile e che andava oltre tutti i disastri connessi con la trama. Anche qui abbiamo questo tema, però la posta in tiro è più alta perché oltre ai due protagonisti abbiamo altri tre attori in un cast all British, ognuno al suo giusto spazio, e non c'è solo il tema dell'amicizia ma anche quello dell'immaturità, perché Simon Pegg, che interpreta il personaggio di Gary King, è il più cazzaro del gruppo, quello che fa casino, si veste come si vestiva 20 anni prima, non ha mai lavorato ed è in netto contrasto con tutti i suoi amici, hanno tutti un lavoro, una famiglia, si sono sistemati. E se questo su essere gigione all'inizio è un po' eccessivo, magari un po' gratuitamente si comporta in questo modo, in un dialogo finale che arriva all'improvviso se ne rivela il suo lato umanamente tragico che dà un significato anche non banale a tutta la sua storia. E tutto questo mix di elementi, cioè abbiamo comicità, azione, è gestito perfettamente. E non è facile in questo mix non cadere mai nel ridicolo. Il regista riesce sempre ad essere bilanciato e non perdere mai un colpo. Perché infatti abbiamo ad esempio delle scene d'azione lunghissime, anche sopra le righe, dei combattimenti che sono coreografati perfettamente. Mi hanno ricordato un po' i combattimenti di Matrix. E il tutto è gestito perfettamente. Se vogliamo trovare un difetto, abbiamo due finali. Il secondo, che avviene dopo alcuni eventi che non so rivelare, sembra un po' un tentativo eccessivo di dare un ulteriore colpo di scena, che magari non ce n'era bisogno, come se si volesse stupire per forza lo spettatore. È perfettamente realizzata questa parte, però secondo me è un piccolo neo. Ma in definitiva è un film che è divertentissimo, non annoia mai e assolutamente da non perdere.